Gianluca Rodino, ecco, una nuova esperienza con una macchina di Rubino Giuseppe che conosciamo, che salutiamo, è macchina ferma da un po' di tempo, ci hai fatto, l'ha voluta provare alla tua Ponte Corace Tiriolo. Sì, effettivamente sì, è una macchina che abbiamo fatto quasi di sana pianta, quindi ci ho voluto un po' di tempo in questi anni. È uscita da pochissimo, l'abbiamo soltanto testata a battipaglia. Domanda, avete cambiato anche la motorizzazione? La motorizzazione è sempre motorizzazione 1.4 per com'era, non è cambiato niente, okay. È stato soltanto rialzato il motore e rifatto un motore nuovo, diciamo. Tutto qua, niente di che. Bene, da quanto tempo aspettavi di prendere via di nuovo a Tiriolo? Ma da tantissimo tempo, perché è la mia gara in assoluto. Tutti sanno che come percorso mi piace la Coppa Sila, ma Tiriolo è Tiriolo, non ce n'è niente. Poi la gara di siamo ci siamo cresciuti, ovvio, ci siamo certo, cresciuti, certo. Quindi non lo devo dire. Allora, arrivare a Pedadace e rivedere tutta quella folle, quelle di persone entusiaste, le cose ti ha fatto provare? È uno spettacolo, ma come è stato per me penso che sia per tutti, perché Pedadace è la curva di, secondo me, il tamburo come Monte Carlo praticamente, la curva le piscine di Monte Carlo. Sono. Assolutamente sì, assolutamente. Bene, in bocca al lupo per il prosieguo di questa nuova avventura e niente, vuoi salutare qualcuno? Grazie, Giuseppe Rubino, il proprietario della macchina, mi è di obbligo praticamente. Ciao Giuseppe, ti saluto pure io. Salutare Giuseppe. Ciao. Grazie.